Ciao, oggi siamo da Giampiero. Ha deciso di trasformare la sua casa in 100% elettrica, una casa a radiatori in alluminio, come puoi vedere alle mie spalle, e ha già passato il suo primo inverno. Quindi oggi ti racconto la sua storia. Sembrerà impossibile riscaldare una casa con i radiatori, con una pompa di calore, invece no, lo facciamo già da 8 anni e questa ne è la prova. Infatti, come ti dicevo, abbiamo già passato tranquillamente il primo inverno. La casa è una casa da 116 metri quadrati, non ha il cappotto e siamo in Toscana. E i radiatori, come vedi, sono in alluminio. Il cliente poi ha deciso di installare anche le valvole termostatiche per poter regolare la temperatura radiatore per radiatore. È un'ottima scelta questa per poter anche ridurre i consumi dell'impianto di riscaldamento. Tutto questo sarebbe stato impossibile se non ci fosse una credenza alla base, che è quella di trasformare la casa in 100% elettrica anche se hai i radiatori. Allora adesso ti porto fuori a vedere la centrale termica e ti mostro anche la pompa di calore. Eccoci qua, allora questa alle mie spalle, come vedi, è la pompa di calore di tipo professionale, perché per riscaldare una casa senza cappotto con i radiatori, solo con una pompa di calore di questo tipo riesci a farlo. E questa pompa di calore è stata messa all'esterno e subito di fianco c'è il locale tecnico. È un locale tecnico costruito su misura per contenere sia il puffer di acqua tecnica ma anche la pompa di calore per acqua calda sanitaria. Adesso ti mostro la centrale termica, vieni qui con me. Eccoci. Allora, come vedi, qui sotto c'è un puffer di acqua tecnica, quindi sono 200 litri di acqua che gira poi nell'impianto a radiatori. A questo punto l'acqua parte e va verso l'impianto dentro casa. Le tubazioni sono state isolate doppiamente per evitare delle dispersioni nel giardino, no? Quindi per evitare di riscaldare il giardino e non la casa. Sono delle piccole accortezze che però non da tutti vengono prese in considerazione. L'acqua sanitaria invece viene prodotta da una pompa di calore a parte, come puoi vedere qui alle mie spalle. È stata una scelta presa assieme al cliente, quindi di avere due pompe di calore, una per l'acqua calda sanitaria e una dedicata al riscaldamento. Infatti, non facendo raffrescamento d'estate, perché il cliente ha dei radiatori in alluminio, quindi è impossibile raffrescare casa con i radiatori, ovviamente, ha deciso di tenere una pompa di calore dedicata all'acqua sanitaria che con 440 watt riesce a riscaldare l'acqua in tutta autonomia. Poi il cliente ha deciso anche di fare il fotovoltaico e la batteria di accumulo da 13 kW in modo da rendersi autonomo per tutta la notte. Il tutto poi abbinato anche a un piano induzione che gli ha permesso di trasformare la sua casa in 100% elettrica. Ecco, con questo video che messaggio voglio lanciare? Voglio dire che è possibile veramente staccarsi dal contatore del gas anche se hai una casa a radiatori. L'importante ovviamente è calcolare prima se la casa può essere veramente riscaldata con i radiatori e se è conveniente. Non è detto che tutte le case a radiatori possono essere riscaldate con la pompa di calore. In alcuni casi è impossibile perché i radiatori sono troppo piccoli, perché le linee di distribuzione sono troppo piccole e altre cose. Ma qui sono stati fatti dei calcoli e è stato verificato che tutto funzionava anche con 55-60 gradi. È stato realizzato l'impianto, abbiamo passato il primo inverno e tutti sono felici. Bene, quindi se anche tu hai una casa con radiatori e vuoi trasformarla in 100% elettrica, il primo passo da fare è quello della preanalisi e quindi capire se è fattibile coronare il tuo sogno di chiamare il fornitore del gas e mandare disdetta per sempre. A presto allora!